Cari amici del Caffè Biblico, buongiorno. Di recente leggevo in un blog cristiano alcune allarmanti statistiche relative agli adolescenti e alla pornografia. I media cristiani e non cristiani ormai parlano apertamente di una piaga sociale, una epidemia di dipendenza, di danni al cervello dovuti all'esposizione a questo tipo di contenuti visivi. E sono soprattutto le giovani generazioni quelle più esposte e che preoccupano seriamente. L'articolo riportava che il 73% degli adolescenti americani dai 17 anni in giù guardano abitualmente pornografia online. E il 54% di questi è dai 13 anni in giù. E spesso le prime esperienze le fanno fuori dalle pareti domestiche, durante i giorni di scuola, nelle ore di ricreazione, per poi continuare a casa indisturbati. Uno psicologo ha riassunto il fascino e il pericolo della pornografia online con 4 A, perché essa è divenuta, primo, accessibile. Mai come ora bastano pochi clic per usufruirne. Secondo, è anonima, perché è fruibile nel segreto e nel tanto nessuno mi fede, chiaramente non considerando Dio. Terzo, è abbordabile. Viene offerta gratuitamente da migliaia di siti. Ci sono, pensate, quasi 400 milioni di pagine con contenuto pornografico online. Queste pagine agganciano l'utente, lo rendono dipendente e poi iniziano a chiedere soldi. Infine, è accidentale. Sì, perché è capitato a tutti, facendo delle normali ricerche su Google, di incappare accidentalmente in immagini o in contenuti sconvenienti. La domanda è: e che cosa possiamo fare? Prima di tutto ascoltiamo che ne pensa la parola di Dio. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, dal verso 15, troviamo a riguardo un incoraggiamento e un'esortazione. La leggo da una versione della Bibbia in lingua corrente. Non cedete al fascino delle cose di questo mondo. Se uno si lascia sedurre dal mondo, non vi è posto in lui per l'amore di Dio Padre. Questo è il mondo. Voler soddisfare il proprio egoismo, accendersi di passione per tutto quello che si vede, essere superbi di quello che si possiede. Tutto ciò viene dal mondo, non viene da Dio Padre. Il mondo però se ne va e tutto quello che l'uomo desidera nel mondo non dura. Invece, chi fa la volontà di Dio vive per sempre. Accendersi di passione per tutto quello che si vede. Questo è il mondo. Per finire, vorrei lasciare un incoraggiamento a tutti i genitori che mi stanno ascoltando. Difendete i vostri figli, difendete i vostri ragazzi, difendete i vostri bambini. Hanno tra le mani uno strumento oggi divenuto essenziale, ma che, se è fuori controllo, ha la potenzialità di una pistola carica. Non li abbandonate davanti a internet. Dedicate del tempo, del vostro tempo, a studiare come proteggerli, perché questa piaga non risparmia nessuno, né fuori né dentro la Chiesa. Vi consiglio a riguardo due bei libri scritti da Antonio Morra, un fratello esperto della materia, proprio per i genitori cristiani. Il primo è Pornotossia. Il secondo, Pornolescenza. Trovate alla fine del video il link al suo interessante sito. Cari amici, che Dio vi benedica e vi aiuti a fare la cosa giusta.